Ciao amici, oggi voglio suggerirvi come strappare qualche ora al divano davanti alla TV o giocherellare sui social e far fruttare questo tempo per ottenere un'entrata extra nel vostro budget. È questo che di cui vi parlo, un'opportunità che non richiede alcun investimento e soprattutto non interferisce con il lavoro tradizionale che state facendo, sempre che abbiate un lavoro. Io mi auguro per voi che lo abbiate. Ho parlato di opportunità e non di lavoro perché è talmente bello quello che si deve fare che non si può proprio definire un lavoro. D'altronde Gandhi diceva che uno che ama il proprio lavoro rischia di non lavorare mai nella vita. Certo, c'è da formarsi con corsi ovviamente gratuiti, ma un'oretta a settimana, alla sera alle 21, bisogna dedicarla ad apprendere le giuste competenze che vi permetteranno poi di prendere in mano la vostra vita e realizzare, perché no, i vostri sogni. Del resto è risaputo che chi non si forma si ferma. Io sono quasi 3 anni che sono in questo business, sto facendo il mio percorso, sono stato supportato dalle mie upline ed ora a mia volta do una mano ai nuovi entrati. La caratteristica di questa attività è quella di imparare, di copiare e di insegnare ad insegnare. Praticamente è un'attività nella quale basta copiare chi ha avuto successo e evitare di ripetere gli errori commessi da loro. Le nostre armi più potenti sono la formazione che dà le giuste competenze, l'azione che è indispensabile per andare avanti, infatti è la nostra benzina, e la costanza che non ci fa arrendere di fronte agli imprevisti che si verificano qui, come si verificano nella vita di ognuno di noi. Questa opportunità fornisce a chi l'affronta con serietà, anche dedicando le poche ore alla settimana, la possibilità di cambiare in positivo la propria vita e di ripotersi permettere tante piccole o grandi cose che il lavoro tradizionale non vi consente. Invito chi volesse saperne di più a contattarmi via WhatsApp al 338 90 90 872, oppure via mail, alla mia mail che è propongonuovobusiness@gmail.com. Ora vi saluto augurandovi una buona serata e vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima, ciao ciao.